Ciao a tutti, in questo video voglio parlare delle ferite interiori che compromettono la relazione. Prima di affrontare questo tema, iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Nonché abbonati al canale Massimo Taramasco per intraprendere il tuo percorso di crescita personale con me. E ti ricordo l'appuntamento di Torino venerdì 6 marzo, ore 20:45, con il mio seminario Elimini i blocchi emotivi per avere la felicità che merita, il riferimento al 333 15 11 703. E ti ricordo inoltre che con l'abbonamento al canale Massimo Taramasco potrai iniziare veramente un percorso di crescita personale su tre livelli di abbonamento. Ma veniamo alle ferite interiori, come condizionano, come compromettono le nostre relazioni. Diciamo questo, che cosa sono le ferite interiori? Sono le emozioni che non abbiamo sviluppato completamente nell'età, diciamo, adolescenziale, che sono rimaste compresse e hanno generato dei rammarichi e dei dispiaceri, diciamo così, perché, diciamo, queste ferite sono state create prevalentemente dai nostri genitori o comunque dall'ambiente circostante, attraverso, diciamo, quasi come una trasmigrazione genetica delle loro paure, cioè i genitori tendono a riversare le paure che loro avevano, o hanno acquisite, date da che cosa? Date dalla vita, dagli urti della vita, date dai fallimenti che hanno vissuto. E per, diciamo, cercare di preservare l'incolumità, nella migliore delle ipotesi, dei figli, cercano di metterli in guardia. Proprio lì dove loro non sono riusciti, dove loro hanno fallito, e quindi esprimono dei giudizi sul comportamento dei figli e vogliono condizionarne il comportamento. Cioè, vogliono condizionare il comportamento che, per carità, quando un bambino ha 5, 6, 10 anni è ovvio che deve seguire, ma poi crescendo vogliono condizionare, continuare a condizionare anche i comportamenti, le scelte. Ed è evidente che questo bambino, diciamo così, diventato adulto, farà delle scelte che potrebbero anche non essere allineate a quello, al, diciamo così, a quelle che sono le esigenze genitoriali. Ad esempio, scelte sentimentali affettive non condivise dai genitori, scelte lavorative non condivise. E questo cosa comporta? Beh, comporta che ogni volta che si trasgredisce, diciamo così, intanto si vive un po' un senso di colpa e il genitore cerca di ostacolarti, ma poi, se le cose vanno male, anche magari dopo un po' di tempo, e tu inizi a prescriverti, diciamo così, dell'incapacità. Pensi di non essere stato in grado, di non essere bravo, di non essere in grado di decidere da solo, e quindi tornerai, diciamo, con la coda tra le gambe a casa da mamma. Infatti, questo è quello che fanno molte persone. Molti uomini magari si separano, hanno 40-50 anni, tornano a casa da mamma e papà, molti uomini e molte donne, che loro li sgridano e gli dicevano: te l'avevo detto io, te l'avevo detto che non era la persona giusta per te, io te l'avevo detto, tu vuoi sempre fare di testa tua, vedi che poi ne paghi le conseguenze. Ecco, quindi che a quel punto lì sono praticamente, come si può dire, sono presidiati, non riescono, sono commissariati, potremmo dire, non riescono più a fare niente, sono come i comuni dove il comune commissariato, il sindaco viene, diciamo così, affiancato da un prefetto che decide tutto lui, no? Per qualche motivo. E quindi praticamente resti commissariato da che cosa? Da questo pensiero, che poi non è neanche diciamo, magari il genitore direttamente che ti dice le cose, poi il genitore morirà un giorno, ma sarà il suo pensiero che continuerà a condizionarti nella tua testa, no? E questo ti condizionerà nelle scelte sentimentali affettive. E tu avrai paura, talmente tanta paura che ti attirerai queste paure. Cioè, anziché superarle, le paure diventeranno, diciamo così, per legge d'attrazione inizierai ad attirarle, perché la legge d'attrazione è una legge di risonanza. Noi attraiamo ciò che è nelle nostre frequenze.